tutti amici di YouTube, bentornati all'appuntamento con i 10 punti fondamentali da sapere sulla prossima PlayStation 4 e sul PlayStation Meeting a cui è stata annunciata. Nella precedente puntata di questa serie vi ho mostrato quali sono stati i 5 fail più clamorosi che la Sony ha commesso durante l'annuncio della PS4 e se ci tenete a vederli o semplicemente volete riguardarli perché adorate il mio bel faccione sexy, potete trovarli proprio qui sotto, tipo, credo, spero. Bene, io direi che è il caso di iniziare la classifica dei 5 win migliori che la Sony ha concluso grazie al PlayStation Meeting e all'annuncio della nuovissima PlayStation 4 e in cui vi racconterò tutto ciò che ho visto che è riuscito a farmi davvero godere come una faina. Mi raccomando, se anche voi siete degli appassionati videogiocatori come me, cercate di lasciare un piccolo commentino alla fine del video per farmi sapere che cosa ne pensate. Comincio la classifica partendo da una delle principali novità di questa nuova PlayStation 4 che è davvero riuscita a farmi arrapare come un coguaro e che sarebbe appunto Gaikai, ovvero il nuovo sistema di streaming diretto della PlayStation 4. Se vi state chiedendo che cosa sia, Gaikai sarà una sorta di sistema di archiviazione online che la Sony ha acquistato e che consentirà ai giocatori di giocare a demo e videogiochi in offerta sul PlayStation Network direttamente sul momento. Non dovrete mai più scaricare una demo né nient'altro. O meglio, questo sistema di cloud gaming, che non ha niente a che fare con l'omonimo personaggio di Final Fantasy, vi farà comunque scaricare il gioco, solo che mentre lo scaricate potete giocarlo direttamente e quindi non ve ne accorgerete nemmeno. Fantastico, insomma. Questo sistema potrà inoltre essere utilizzato, come succede già per gli utenti del PlayStation Plus, per salvare i propri salvataggi direttamente online, così se anche per qualche male augurato motivo vi si friggesse la console, i vostri salvataggi saranno comunque al sicuro dentro al sistema di archiviazione della PlayStation 4. In più, questo sistema vi consentirà non solo di godere dei vecchi titoli passati, ma finalmente di dare la possibilità della retrocompatibilità che la PlayStation 3 non ha avuto. Se quindi volete giocare alle vecchie glorie della PS2, finalmente potrete scaricarle direttamente dal PlayStation Network e giocarle istantaneamente quando e dove volete. E se sarete soddisfatti, potrete addirittura passarli ai vostri amici che a loro volta potranno automaticamente provare le demo o decidere quale gioco scaricare grazie ai vostri consigli istantanei. Insomma, è una bella trovata, peccato che si tratti della stessa esatta boiata che consente agli altri giocatori di farsi i cacchi vostri ed entrare nel vostro gioco per aiutarvi quando siete in difficoltà. Il che, se non me lo ricordavate, è una delle cose che mi dà di più alle palle del nuovo sistema di gioco della Sony, ovvero il fatto che si semplifichi al massimo il gioco e che diventi un'esperienza di tutti e non più qualcosa di privato e divertente per se stessi. Inoltre mi viene da pensare su che cosa farà Sony con i remaster in HD che aveva lanciato ultimamente come se fossero una moda. Se non ce li avete presenti, magari ricorderete il fatto che tutti i God of War presenti sulla PlayStation 2 sono stati remasterizzati in versione HD, così come Jak and Daxter, Sly Cooper e il futuro Kingdom Hearts. Insomma, che fine faranno questi remake HD quando finalmente i giocatori avranno la retrocompatibilità tramite la PlayStation 4? Io nel frattempo mi tengo sul sicuro e non nego che sarò comunque ingrifatissimo di giocare il prima possibile ai vecchi Kingdom Hearts remasterizzati in HD. My body was ready. Bene, direi che è il momento di parlarvi del punto numero 4. Si tratta di qualcosa di davvero semplice e veloce da spiegare, ma per me, che sono uno youtuber e un appassionato videogiocatore, è stato davvero qualcosa di piacevole da sentire annunciare, ovvero il nuovo sistema di streaming automatico agli altri giocatori delle proprie partite sulla PS4. Come funziona? Praticamente quando state giocando potete automaticamente registrare qualsiasi cosa fate dentro ai vostri giochi e condividerla con quanti più giocatori possibile per far vedere a tutti quanto siete forti o quante minchiate commettete mentre giocate. Insomma, per uno youtuber come me è davvero una rivoluzione, perché fino ad ora per poter condividere le mie giocate con voi che mi seguite o con i miei amici dovevo semplicemente pagare 100 euro per un aggeggio che si attacca alla PlayStation 3 e alla TV e poi farlo funzionare per far registrare il tutto e metterlo sul tubo. E invece no, adesso mi basterà premere solamente un maledetto tasto e potrò condividere tutto ciò che voglio con chi voglio. E anche se può sembrare cosa da poco, si tratta comunque di qualcosa di innovativo, una cosa che su una console casalinga e domestica non è mai stato proposto prima d'ora e che quindi dà un certo senso di novità a questa PS4 che nella PS3 e nella Xbox 360 mancava. Perché ammettiamolo, fino
finora la gara fra PlayStation e Xbox era sempre solo stata una gara a chi metteva più potenza dentro una scatola colorata. Certo, poi è arrivata la Wii ha avuto successo e allora PlayStation ha detto usiamo il Move e allora Xbox ha detto mettiamo il Kinect e poi PlayStation ha aggiunto PlayStation Home e allora il Kinect ha risposto con altra roba da aggiungere alla dashboard, ma comunque erano solamente funzioni laterali, qualcosa che non interessava veramente ai giocatori che cercano il gioco vero e proprio come me. E il fatto che ci sia finalmente un'idea interessante, carina e utile anche per i videogiocatori di vecchia data è qualcosa che sinceramente mi lascia più che soddisfatto. Certo, magari i primi ad abusare di questo sistema di video saranno i bambini che si passano i video di COD l'un l'altro, ma magari potrebbe persino tornare utile per chi vuole fare una guida per il prossimo o mostrare i segreti che riesce a trovare all'interno del suo gioco preferito. Alcuni di voi ricorderanno che nello scorso video vi ho spiegato che cosa sono le esclusive e che cosa rappresentano. In questo video vi spiegherò anche che cosa sono i giochi AAA. I giochi AAA sono giochi che per via del loro titolo importante o per il team di sviluppo che c'è dietro o per l'enorme quantità di fondi con cui vengono finanziati sono considerati automaticamente giochi di grande qualità e che quindi venderanno milioni appena verranno lanciati sul mercato. E magari ricorderete anche che nelle E3 di qualche anno fa Sony è riuscita ad impossessarsi appunto di un titolo AAA che era Portal 2 e che per la prima volta veniva annunciato su una console che non fosse della Microsoft o non fosse un PC e la maggior parte delle persone sono rimaste stupefatte dalla scena. Anche soprattutto perché un paio di giorni prima di questo annuncio il padre di Valve, che è la casa che produce appunto Portal, aveva detto che la console della Sony era una console di merda che faceva letteralmente cagare e che non avrebbe mai pubblicato nulla sulla PlayStation 3. Insomma, una bella presa per il culo, perché poi due giorni dopo stava sul palco della Sony tutto contento a dire quanto era entusiasta di questo accordo. Ma questa volta Sony è addirittura riuscita a superare se stessa. Molti di voi sapranno riconoscere il titolo Halo. Halo è il gioco più importante di Microsoft e quello che l'ha più aiutata a lanciare le sue Xbox ogni volta che scendono sul mercato. I giochi di Halo sono sempre stati vendite multimiliardarie e che davvero hanno spinto tantissimo anche le vendite della sua console. Ebbene, recentemente Bungie, che era il team di sviluppo che ha dato vita al gioco numero uno di Microsoft, aveva raggiunto il termine del suo contratto e ha deciso di lasciare Halo dietro di sé per dirigersi su altri lead. Quelli della PlayStation, perché ad apparire sul palco della PlayStation 4 è stata niente po' di meno che Bungie, la casa che è stata la madre assoluta della saga di Halo, la saga più importante della sua diretta avversaria, la Microsoft. Per gli illusi che magari si chiedono se ci sarà un Halo 5 su PlayStation 4, vi fermo subito e vi dico che purtroppo, essendo che Microsoft detiene totalmente i diritti sulla saga di Halo, non vedrete mai Halo su un'altra console che non sia un Xbox. Ciononostante, ogni giocatore che ha intenzione di acquistare una PlayStation 4 prossimamente dovrà essere più che entusiasta di sapere che la Bungie sta lavorando su un progetto davvero entusiasmante che risponde al nome di Destiny, che promette di essere uno sparatutto colossale in multiplayer. Insomma, qualcosa di davvero figo, specie perché per la prima volta potremmo sapere quanto sa lavorare bene sulla PlayStation un team che fino ad ora non sapeva nemmeno come fosse fatta. E a proposito di gente che non ha la più pallida idea di come sia fatta una PlayStation, a seguire la Bungie è salita sul palco niente proprio di meno che la creme della creme dei giochi su PC chiamata Blizzard Entertainment, ovvero la casa produttrice che ha dato vita e sviluppato giochi stupefacenti come StarCraft, Warcraft o la saga di Diablo. Insomma, mica cazzi, parliamo di roba seria. Qui Sony ha voluto proprio fare il botto, ragazzi. Peccato che purtroppo, dopo tutti i cortometraggi mentali che mi ero già figurato, la Blizzard ha deciso di prendermi a cazzotti in faccia, perché l'unico gioco che rilasceranno sulle console della Sony è Diablo 3. Diablo 3, cazzo, di tutti i fantastici giochi che hanno, Diablo 3, porca puttana, ma è incredibile! Ma come fanno ad azzeccare sempre quello più sbagliato da pubblicare? Ma è fantastico, stupefacente, quasi divinatorio come ci riescano ogni volta con una precisione proprio da cecchino. Io non ho niente contro la saga di Diablo, anzi, è proprio il fatto che Diablo 3 è stato un gioco piuttosto deludente per i fan della saga a farmi pensare che è stato buttato lì tanto per. Perché non puntare sulla saga di StarCraft, ad esempio, visto che è uscita di recente l'espansione Heart of the Swarm? Oppure, meglio ancora, perché non fare la cosa più sacrosanta e giusta di tutte e non fare
un mistico e innominabile titolo nuovo. Cioè, adesso provate ad usare la fantasia, no? Immaginate che in realtà l'annuncio della PS4 sia una piccola festa di compleanno in onore della Sony e che tutti quanti portano un regalino oppure mettono dei soldini per fare una colletta per un regalo un po' più grande, no? Al che arriva la Blizzard Entertainment e si guarda Sony e fa: "Ciao Sony, ti ho portato il regalo dell'anno scorso, non sei felice?" Al che Sony, con grande cortesia, gentilezza e incommensurabile professionalità, avrebbe dovuto rispondere: "No minchia, tienitela sta sciofeca schifosa! Perché gli altri devono farsi il culo a pallini per fare il gioco della next gen e tu invece devi cavartela con il copia e incolla, maledetta e schifosa taccagna?" Ma l'unica cosa in cui mi resta da sperare è che se questo porting di Diablo 3 su PlayStation 4 avrà successo, la Blizzard potrebbe magari decidere di portare anche altri titoloni sopra la PS4, magari anche quelli più vecchi e che comunque erano estremamente maestosi per i loro tempi. Ma se ho detestato così tanto la Blizzard sul palco della Sony, perché questo video fa parte della serie dei win? Insomma, non è più adatto ad un fail, ma anche no, perché comunque, come dicevo all'inizio, i titoli AAA giocano un ruolo fondamentale nella vita di una console e di sicuro sia Bungie che Blizzard sono da sempre garanzia di titoli di alta qualità. Body, my body was ready. Come tutti quanti i fanboy Sony ricorderanno benissimo, anni fa la Sony aveva totalmente dominato il mercato delle console casalinghe grazie alla fantastica e inimitabile PlayStation 2, una console che vendette così tanto che la Sony si sentì addirittura in grado di adagiarsi sugli allori prima di presentare la PlayStation 3. Un errore di cui poi anni più tardi si pentì molto amaramente. La Sony era così al 100% sicura di aver totalmente devastato la concorrenza che quando uscì la nuova generazione di console lei attese un anno in più per rilasciare la sua console perché, come si suol dire a Roma, se la sentiva a galla, cioè se la tirava un casino e non gliene fregava niente se nel frattempo Xbox, con un anno di vantaggio, mieteva vittime fra i suoi utenti abituali. Pensate che rilasciò addirittura delle interviste ridicole in cui diceva che la next gen cominciava solo e unicamente quando decideva loro. Pensate al giorno d'oggi, che imbarazzo andarle a rileggere. Peccato che poi questa sbruffonaggine l'ha pagata a caro prezzo la Sony, perché per i primi 2 anni di vita della PlayStation 3, la Xbox 360 e le sue vendite gli mangiano letteralmente in testa, perché purtroppo, anche se Sony cercava di negarlo in tutti i modi, la Xbox era poco differente dalla PS3 e veniva decisamente di meno, molto meno dei $700 che chiedevano in cambio della loro console. Poi, con il passare degli anni, fattori fondamentali come la presenza del lettore Blu-ray interno o internet gratuito, oppure semplicemente le esclusive di altissimo livello, sono riusciti a ridare un po' di strada anche alla PS3, che è riuscita persino, diciamo, a strappare di pochissimo il secondo posto in quanto a vendite alla Xbox 360. Peccato che si tratti di una vittoria davvero magra, perché se riflettiamo sulle vendite della PS1 e della PS2, ci rendiamo davvero conto che siamo ben distanti dal dominio totale che Sony si auspicava. E diciamo che quindi la Sony è uscita da questa gen non vincitrice, ma anche e soprattutto perdente, poverina. Parlandovi onestamente, io adoro tantissimo la Sony e la PlayStation, perché in parte sono riusciti a modellare la mia adolescenza e la mia infanzia con le loro console, ma non si può negare che questa gen sia stata davvero una sequela di mosse stupide da parte loro, fra cui la PSP Go, la totale mancanza della retrocompatibilità sulla PS3, quando poteva essere un fattore più che vincente per loro. Però stavolta Sony ha messo la testa a posto, perché ha compreso che far uscire le console ad un anno di distanza dal loro annuncio è davvero una grandissima boiata, e infatti la PS4 uscirà ad ottobre 2013, ragazzi, non quello del prossimo anno, del prossimo decennio, ma di quest'anno. Straordinario, perché mi fa davvero rendere conto di quanto questa grandiosa azienda abbia imparato dai suoi errori. In più basta pensare alla velocità con cui questo annuncio è stato emanato per rendersi conto che è stata una grandissima mossa strategica, perché al momento Nintendo se la sta vedendo davvero brutta con le vendite di Wii U e Xbox 360 non ha ancora una degna sostituta, ed è il momento più che propizio per trovarsi la strada libera e piazzarsi dritta al primo posto sul podio dei vincitori della prossima generazione. Complimenti Sony, perché sei stata davvero sveglia e hai imparato che non sempre puoi fare di testa tua. Body, my body was ready. Allora, visto che non ho niente di meglio da fare, direi che è finalmente giunto il momento di mostrarvi il nostro nuovo controller per la PlayStation 4.
Mamma mia ragazzi, non potete capire, quando hanno annunciato questa cosa io ho goduto come una mangusta sbrana serpenti che viene lasciata libera dentro a un rettilario, come una ninfomane che guarda un documentario sulla riproduzione delle anaconde, come un canguro che esporta oli di cocaina dentro al marsupio e non viene sgamato alla dogana. Quello che sto dicendo non ha alcun senso. I più curiosi di voi magari si domanderanno che cosa c'è di così bello in questo nuovo joystick da farmi addirittura pensare di metterlo in prima posizione fra i 5 Win migliori della PS4. Magari qualcuno potrà ipotizzare che i tasti a conca non ti fanno scivolare più via le dita mentre ci giochi, magari qualcuno dirà che il tasto share è una magnifica innovazione, o magari qualcuno dirà che il punto di forza è il touchpad. Ma non c'entra niente tutto questo. In realtà l'unico motivo per cui questo nuovo joystick mi piace è molto semplicemente perché è un nuovo joystick. Perché non dovrebbe essere una grande innovazione anche solo per questo piccolo motivo? Molti di voi magari non sanno che è dal 1994 che la PlayStation non innova il suo controller. Ovvero sono quasi 20 anni che era entrata in un continuum spazio-temporale in cui si convinceva ogni generazione che questo DualShock fosse la forma perfetta e definitiva del suo controller di sempre. Ma sopra ogni altro aggiornamento, sopra ogni altro miglioramento, sopra ogni altra innovazione, questo nuovo joystick sembra finalmente diventato comodo. Carissimi ragazzi, dovete sapere che io possiedo sia Xbox 360 che la PlayStation 3 e che non ho mai avuto, diciamo, una preferenza di troppo verso una o verso l'altra. Ma se c'era un grandissimo vantaggio che gli utenti dell'Xbox avevano rispetto alla PlayStation è il controller. Non posso davvero rinnegare il fatto che il controller dell'Xbox 360 sia davvero una manna dal cielo, una goduria da tenere fra le mani, perché quello della PS3 purtroppo ha sempre avuto dei manubri troppo stretti per essere impugnato come si deve, e quindi spesso mi ritrovavo con le mie stesse dita infilzate all'interno del palmo della mano proprio mentre giocavo, proprio in quell'azione di gioco concitatissima in cui dovevo concentrarmi, non potevo distrarmi per nulla al mondo. Questo rimodellamento del DualShock insomma è davvero il benvenuto da parte mia, perché era davvero da troppo tempo che la Sony non decideva di rinnovare il design di questa sua icona storica. E magari i più pignoli staranno lì a dirmi che il controller della PlayStation 3 aveva anche la funzione Six Axis, ovvero quella sorta di recettore di movimento che quando scuotevi il controller faceva varie azioni dentro al gioco. Peccato che sia stato un enorme spreco di soldi da parte di Sony, un investimento poco proficuo, perché poi alla fine della fiera i giochi che l'hanno utilizzato sono stati tipo 5. Certo, magari il fatto che non hanno mostrato il vero e proprio corpo della PlayStation 4 è un punto a sfavore, ma inizio quasi a pensare che in realtà il joystick sia molto più importante della console in sé, perché a meno che questa console non abbia la forma di un tirannosauro o di un Transformers, difficilmente vi cambierà molto se poi finirà sopra qualche armadietto o appoggiata davanti alla TV. Stop a gay ban, take control, press the gay ban. In addition to stop a gay ban, take control, press the gay ban. Se siete arrivati fin qui vuol dire che siete riusciti a sopravvivere alla visione dei 5 fail e a sopportare e magari apprezzare la visione dei 5 win che vi ho proposto di questa PS4. E quindi finalmente immagino che tutti quanti si stanno ponendo la domanda finale, ovvero: vale la pena acquistare questa nuova console? E la risposta, carissimi amici, è proprio: non ne ho la più pallida idea. All'interno del Win numero 2 vi ho già spiegato che purtroppo questo PlayStation Meeting altro non è stato che un vero e proprio antipasto di quello che poi sarà il grande banchetto finale della PlayStation 4, perché per ora la Sony ha mostrato tutto e non ha mostrato niente di questa sua nuova console. Parlandovi onestamente, il mio giudizio finale è che in realtà questo PS Meeting non sarebbe proprio dovuto esistere e che appunto ha avuto l'unica funzione di punzecchiare un po' la Microsoft e i rivali come la Nintendo. Perché se andiamo ad analizzare tutto quello che hanno mostrato, in realtà scopriamo che c'è davvero poca roba di cui essere entusiasti. Abbiamo visto tantissimi trailer, ma pochissimi veri e propri gameplay di gioco, e quindi non sappiamo ancora le vere potenzialità di questa console. Personalmente il mio più grande terrore è che al momento abbiamo visto tantissimi filmatoni slogan mascelle, ma che alla fine resteremo tutti quanti a bocca asciutta come è successo con la generazione precedente. La mia speranza più grande è che quindi Sony abbia ancora tantissimo da mostrare, ma che voglia tenere segreti tutti i suoi assi fino
fino a quando sarà il momento di rivelare la sua mano vincente. E quindi spero grandemente che alle 3 avremo modo di vedere molto meglio le potenzialità di quanto questa PlayStation 4 ha da offrire. E magari non stonerebbe se annunciassero qualche killer application, ovvero quel giocone straordinario che da solo ti fa venire voglia di comprare una console, come ad esempio può esserlo Halo, può esserlo Uncharted. E a proposito di Halo, volevo perdermi un attimo in un piccolo discorso finale verso quelle persone che speravano che l'arrivo di Bungie alla PlayStation significasse rubare Halo alla Microsoft. Ragazzi, una cosa importante dell'industria dei videogiochi è ricordarsi sempre che se due grandi aziende lottano fra di loro per l'attenzione dei videogiocatori o per guadagnarsi il loro rispetto a colpi di grandi giochi o a colpi di innovazioni tecniche, noi non possiamo fare altro che guadagnarci, e quindi è giusto che ogni console abbia comunque i suoi giochi un po' più riservati, quelli di successo, quelli che caratterizzano appunto la console stessa e che quindi valgono da soli la pena di acquistarla. Insomma, per ora non possiamo sapere quali saranno i risultati di questo esperimento di Sony. La risposta alla domanda, la PlayStation 4 ha le carte in regola per vincere questa generazione, per ora non possiamo ancora darla, ma il mio invito è quello di continuare a seguire il canale e non perdervi i prossimi episodi, così insieme potremo scoprire sempre di più che cosa ha da riservarci l'industria dei videogiochi. Io da parte mia continuerò a dedicarmi a piccole chiacchierate lassative e recensioni veloci per soddisfare voi tutti, e molto presto andrò anche a parlarvi di anime, manga, telefilm e tutto quel genere di nerdezze assurde che a me piace da impazzire. Dedico inoltre un piccolo ringraziamento a tutti quanti quelli che hanno scelto di sostenermi e che mi hanno aiutato in questa impresa. Mi raccomando, continuate a farlo e non perdetevi il prossimo episodio. No! 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 No!